Un altro pezzo dell'Aquila Bella, di oggi che forse stentiamo a ricordare, se ne va. Un pezzo di Via Verdi, un'istituzione. L'Aquila dà l'addio a Gigi Bastida, il tipografo di Via Verdi. Per tutti, Luigi Bastida, classe 1940, era Gigi. Alcuni lo chiamavano addirittura il signor Gigi, in segno di sfottò. Con la sua andatura lenta, l'immancabile sigaretta era il simbolo della storica tipografia Bastida in centro storico a Via Verdi, che aveva ereditato nel 1961 dal padre, anche lui tipografo. Un'atmosfera quasi surreale, quella che si respirava all'interno della tipografia, un luogo magico, con lettere e stampe. Con la luce soffusa lo trovavi spesso chino su quelle macchine, a volte sino a tardi quando doveva consegnare dei lavori. Era concentrato su quelle lettere grandi che si usavano prima del l'avvento del computer, dettava ai collaboratori minuziosamente tutte le sillabe, imprimeva quelle lettere e parole che poi cadevano sulle tesi di laurea, che mostrava orgoglioso a tutti. Gigi Bastida andava fiero del suo lavoro e a Via Verdi era l'amico di tutti. Quanti biglietti da visita, quante partecipazioni e quanti sposi sono passati per la sua ironia sottile, che però era sempre garbata e mai di troppo. La battuta il signor Gigi ce l'aveva sempre pronta e la tipografia era divenuta, oltre che un luogo di lavoro per lui e per la sua famiglia, anche un punto di incontro per gli amici di sempre. Il passaggio nella tipografia Bastida era quasi un atto dovuto se si andava in centro, ma la vita di Gigi Bastida non era solo il lavoro, la sua grande passione era il calcio, storico dirigente del San Gregorio e dell'Aquila Calcio, e anche negli ultimi anni, seppur tra mille acciacchi, la domenica allo stadio lui al botteghino non voleva mancare, staccava biglietti e regalava sorrisi e allegria. I funerali domani, giovedì 15 novembre alle ore 11 nella chiesa di Santa Rita a Via Strinella.